Sottosegretario Parolo, lei stamattina ha annunciato qui che la Regione Lombardia ha assunto il coordinamento della macroregione alpina. Quali sono quindi i tre livelli sui quali si sta lavorando in questo senso, i prossimi appuntamenti importanti? È la prima esperienza in Europa in assoluto che nasce dal basso. Ci sono già due macroregioni costituite, ma sono state, diciamo, fatte su volontà calata dall'alto, se così possiamo dire. In questo caso sono 7 paesi interessati, 25 regioni che volontariamente hanno deciso di attivare questa forma di cooperazione interfrontaliera e transfrontaliera che è disciplinata dal Trattato di Lisbona del 2007. La regione promotrice è lo Stato della Baviera, ma la Regione Lombardia ha subito aderito, ha assunto il ruolo di coordinatore sia delle regioni italiane sia delle altre regioni europee coinvolte. È in fase di elaborazione un documento di convergenza, è già convocato il Consiglio dei Capi di Stato d'Europa per il 19 dicembre con all'ordine del giorno l'approvazione appunto del documento e il mandato alla Commissione Europea per redigere il piano di azione che vedrà, vediamo, corpo nel 2014. Entro la fine del 2014 è previsto il licenziamento del documento, del piano di azione, e quindi nel 2015 di fatto la macroregione alpina sarà una realtà che, come ho ricordato, coinvolge 70 milioni di abitanti, alcune regioni molto forti all'interno dell'Unione Europea, ricordo la Baviera, il Baden-Württemberg, ma anche la Lombardia, insomma, sono tra le regioni più avanzate, e quindi diciamo, si rafforza la strategia all'interno dell'Unione Europea di dare forza alle regioni e la cooperazione tra i popoli. Quali sono gli stati che coinvolge? Sono 7 stati, l'Italia, l'Austria, la Svizzera, anche se non fa parte dell'Unione Europea, la Francia, la Slovenia, il Liechtenstein, e penso di averli ricordati tutti. E la Germania, naturalmente.